Siamo qui nella bella campagna del Salento, a nord di Squinzano, agro di Cerrate, in mezzo ad un oliveto secolare. Quell'olivo che i monaci basiliani portarono all'inizio del XII secolo dall'Oriente e ha fatto un po' la fortuna di questa terra, o meglio ha fatto la storia di questa terra. Attraverso il suo olio, attraverso quell'economia che ha generato e che continua a generare. Un olio extravergine, un olio veramente ottimo, che rappresenta una delle potenzialità di questa terra. Attraverso il vino e l'olio si può commercializzare, si possono aprire nuovi sbocchi all'economia locale. Naturalmente uno dei maggiori difetti e dei problemi di questa terra è l'estrema parcellizzazione della proprietà contadina, che non consente di realizzare delle economie di scala. E allora sarebbe opportuno promuovere la formazione di consorzi che attraverso l'unione dei piccoli proprietari consentano di raggiungere quelle dimensioni ottimali per una politica di marketing e di promozione del prodotto. Ma non solo una risorsa come l'oro giallo, come viene definito, è una risorsa tipicamente economica, ma anche da un punto di vista turistico. La bellezza di vedere questi alberi che pian piano si adagiano al terreno in forme contorti dopo una stanchezza di vita produttiva rappresentano un po' la vita dell'uomo che si adagia al terreno dopo una vita intensa, una vita fatta di sudore e di fatica. Dunque l'olivo più di ogni altro riflette la personalità della nostra gente, una gente abituata a lavorare, una gente abituata ad impegnarsi, una gente un po' solitaria ma tanto ospitale. Ecco perché io consiglio ai tanti turisti, a tutti quelli che vedranno i nostri spot, di venire a vedere e a visitare la nostra terra. Una terra che offre tattantissime potenzialità, dall'enogastronomia all'artigianato, dal vino all'olio ai formaggi, dalle bellezze architettoniche ai muri rupestri che attraversano le nostre campagne tracciando dei disegni bellissimi. L'olivo, il vino, l'olio, la nostra terra, il Salento. Io vi aspetto a Squinzano, la porta del Salento, la via verso l'Oriente, una finestra sull'Europa.